5 aprile 1999. Muore Giulio Einaudi, uno dei più grandi editori italiani. Era nato a Torino il 2 gennaio 1912. Suo padre Luigi sarebbe diventato 36 anni dopo il secondo presidente della Repubblica Italiana. Il 15 novembre 1933, appena 21enne, fondò la casa editrice cui diede il suo nome, con sede nel capoluogo piemontese in via Arcivescovado 7. Si circondò di un gruppo d'amici, allievi del liceo classico d'Azeglio, che in comune avevano l'essere stati educati ai valori della cultura, della libertà e dell'impegno civile. Leone Ginzburg, Massimo Mila, Norberto Bobbio, Cesare Pavese, i primi. La collegialità, il gusto della discussione, il piacere di condividere tempi e luoghi fuori dal lavoro furono la caratteristica trasmessa da una generazione all'altra, proprio a partire dalle origini giovanili, addirittura scolastiche. Giulio Einaudi era l'anima imprenditoriale, Leone Ginzburg il direttore editoriale, che viveva ogni ruolo, studioso, editore, traduttore, come una missione anche politica nel senso più alto. La scelta non poté che cadere anzitutto sulla saggistica. Le prime collane tuttora esistenti sono Biblioteca di Cultura Storica e Saggi. Einaudi Tascabili ha come logo uno struzzo che corre, disegno di Pablo Picasso, che ne fece dono all'editore nel 1951. La religione della libertà, scrive Giulio Einaudi, è il fondamento della casa editrice, ed i libri che pubblica sono al servizio di un sapere unitario e molteplice, ben sapendo che ogni libro si integra con gli altri. Senza questa integrazione dialettica si interromperebbe un circuito invisibile, il solo a dare significato a una casa editrice di cultura. Dopo la morte di Ginzburg, torturato e ucciso dai nazisti a Roma per aver pubblicato il foglio clandestino Giustizia e Libertà, ad assumerne il ruolo è Cesare Pavese. La produzione saggistica si fa più ampia, con titoli di antropologia e psicanalisi, e si apre una nuova fase con la narrativa italiana e straniera, arricchita negli anni di collane dal gusto inconfondibile. Giulio Einaudi continuò a lavorare fino al 4 settembre 1997, aveva 85 anni.